Eccomi, buonasera, ben ritrovati a tutti, buon venerdì. Aspettiamo qualche minuto prima di iniziare la nostra diretta, in modo che diamo la possibilità a tutti quanti di collegarsi, non appena arriviamo ad un buon numero. Un attimo di pazienza. Chiedo anche se è possibile aggiornarmi perché non riesco qui. Ok, aspettiamo un attimino. Aspettiamo qualche altro minuto, vi chiedo qualche altro minuto di pazienza in modo che noi riusciamo a parlare, aggiornarci un pochettino appena arriviamo a un buon numero. Ok. Siamo a 100, appena, come al solito, appena arriviamo a 100, iniziamo la diretta. Di nuovo, buon venerdì a tutti, buona serata. E, che dire, questa sera staremo un po', in più, cercherò di fare alcune riflessioni, cercherò anche di dare alcune notizie, ma soprattutto, vorrei, commentare con voi quello che sta succedendo nella nostra regione e in Calabria. Come voi sapete, il presidente Conte ha emanato il famoso DPCM che ci mette in zona rossa come regione. E sono state fatte un po' di cose in questa settimana. Alcune delle quali io voglio evidenziarle perché ritengo che siano importanti e perché soprattutto ritengo che voi dobbiate avere contezza realmente di come stanno le cose nella nostra regione. Intanto noi siamo zona rossa per un motivo importante. Quale? Che in questi mesi si è pensato a far tutto tranne che a potenziare le nostre strutture ospedaliere. E non vale la giustificazione che oggi nessuno si aspettava l'incremento dei contagi da coronavirus, perché la seconda ondata era nota a tutti e da mesi. Anche io predicavo nel deserto di impegnare la politica regionale a fare ciò che doveva fare, potenziare le strutture ospedaliere. Quello che sta accadendo è davvero drammatico, è davvero grave. Noi abbiamo delle strutture ospedaliere ed è per questo che noi siamo Non siamo zona rossa perché il governo ha voluto fare un dispetto ai calabresi. Noi siamo zona rossa perché la Calabria e ancor di più e soprattutto chi ha gestito la Calabria e la sanità in Calabria in questi anni e in questi mesi non ha fatto il suo dovere. Noi abbiamo delle strutture ospedaliere che non reggono l'urto del contagio. Noi abbiamo delle insufficienze nelle nostre strutture ospedaliere. Pensate che nel marzo del 2020 si erano programmati 400 posti di terapia intensiva, vale a dire un numero importante. Di questi 400 posti di terapia intensiva, oggi ne abbiamo all'incirca 156, a marzo ne avevamo 152, vale a dire da marzo ad oggi noi abbiamo attivato la sciocchezza di 4 posti di terapia intensiva in più ed è una vergogna perché i calabresi onesti, padri di famiglia che hanno lavorato e che lavorano onestamente devono subire questa gogna. Perché essere zona rossa non
essere zona rossa perché in questo momento i contagi hanno degli standard superiori a quelli che sono a livello nazionale, perché le nostre strutture ospedaliere non reggono l'urto e quindi finiscono per essere sature, colpa della politica regionale. Ma allora però guardate, io non ci sto e in questi giorni mi sto battendo ancora di più facendo un atto importante. Facendo una cosa che avrebbero dovuto fare tutti insieme a me, dai parlamentari, ai consiglieri regionali, ai sindaci, ai consiglieri comunali, agli amministratori, tutti coloro che si impegnano in politica. Sottoscrivere con me l'esposto denuncia alla Procura della Repubblica, prima di Paola, per quello che dirò fra qualche minuto, poi di Cosenza, come ho fatto questa mattina, per denunciare le omissioni di chi doveva fare e non ha fatto, senza paura, senza aver paura di nulla. Denunciare le omissioni di quelle persone che erano al posto giusto per fare e che non hanno fatto, di quelle persone che erano pagate per fare e non hanno fatto, di quelle persone che avevano il compito di ampliare le nostre strutture ospedaliere, di ampliare le terapie intensive, di ampliare la rianimazione, non l'hanno fatto in questi mesi e lo dovrebbero dire i calabresi, e io grido e ad alta voce perché non ho paura di farlo. Perché ho la coscienza a posto di dire che in questa battaglia alcune volte, come questa mattina, sono stato lasciato solo. Non ho visto nessuno dei parlamentari insieme a me a firmare questa mattina, i parlamentari della nostra regione, i consiglieri regionali, chi gestisce gli assessori regionali a firmare insieme a me un esposto alla giustizia per dire accertiamo le responsabilità, e questo è il punto. Io ringrazio le televisioni nazionali che hanno ripreso questa mia denuncia, da Rai 1 ieri alla trasmissione di La 7 Non è l'Arena, che hanno dato risalto nazionale a questa denuncia di un calabrese che crede nelle istituzioni, sì, ma nelle istituzioni della giustizia, di uno che vuole rappresentare tutti senza avere scheletri nell'armadio e vuole che le cose funzionino in un certo modo. Pensate, guardate, e ritornando alla questione più da vicino, noi abbiamo discusso tanto tempo dei posti della terapia intensiva di Paola, dei 4 posti, questo bellissimo reparto ristrutturato a nuovo, dove sono costati sacrifici non solo di chi, come noi cittadini, ha fatto delle donazioni di tasca propria nell'epoca del lockdown di marzo, con lettini, respiratori, ventilatori polmonari e quant'altro. Sono costati tanti soldini pubblici, quasi un 300.000 euro per avere un reparto nuovo di zecca, per avere un reparto con 4 posti che è imballato lì, è chiuso, è fermo, è una vergogna. E grido sì, perché è il caso di gridare, perché sono 8 mesi che lo sto dicendo. E oggi noi diciamo che siamo zona rossa perché non abbiamo i posti. Vergogna, vi sto dicendo da otto mesi, chiedo scusa, attiviamo innanzitutto quei posti, così come non abbiamo attivato i posti negli altri ospedali, non abbiamo attivato le terapie intensive negli altri ospedali, nelle strutture ospedaliere, non abbiamo potenziato Cosenza, non abbiamo potenziato Castrovillari, non abbiamo potenziato Cetraro, non abbiamo potenziato Trebisacce, non abbiamo potenziato Rossano, non abbiamo potenziato nessuna delle nostre strutture ospedaliere, solo miseri 4 posti da 152 a 156. E ditemi voi cos'è questa? Questa è una vergogna tutta calabrese, che ho denunciato ieri alla procura qualche giorno fa alla procura della Repubblica di Paola, e che questa mattina sono andato a denunciare, prove alla mano per chi non dovesse crederci, alla procura della Repubblica di Cosenza, perché si individuano i responsabili di questa sciocchezza, i responsabili di questa incuria, perché di incuria si tratta, incuria sulle spalle dei cittadini e soprattutto
che lede un diritto importante, che è il diritto alla salute, che come ho sempre detto è un diritto costituzionalmente garantito. E allora quando parliamo, attenzione, della politica, vi prego però, non facciamo di tutta l'erba un fascio, perché c'è gente che lotta ed è in prima linea, che rischia ed è in prima linea, perché c'è gente che non si tira indietro rispetto alle responsabilità e perché soprattutto c'è gente che vuole ritornare a casa con la tranquillità e la serenità di guardare da persona onesta i propri figli. Questa è la Calabria che a noi piace raccontare. E purtroppo, guardate, non è così. Noi in questi giorni stiamo affrontando e vedendo l'emergenza ognuno con un occhio suo e vi posso garantire che noi abbiamo delle scene da far rabbrividire. In pronto soccorso a Cosenza qualche giorno fa, una mia concittadina mi ha telefonato, una concittadina che è risultata positiva al coronavirus, per dire che era ricoverata quasi in un bugigattolo con rifiuti in mezzo ai piedi. E io ho telefonato al commissario dell'azienda ospedaliera, dicendogli che era una vergogna, dicendogli che doveva intervenire subito. La risposta è che quasi hanno rimproverato questa nostra concittadina a dire come mai hai avvisato il consigliere regionale. Ha fatto bene ad avvisarmi perché è mio dovere intervenire, come il dovere di ogni altro consigliere regionale che è persona onesta e che vuole fare il suo dovere a difesa dei cittadini. Lo rifarei altre mille volte, un milione di altre volte. Si dovrebbero vergognare chi gestisce in quel modo quel pronto soccorso dove giungono persone che hanno bisogno. E voglio ringraziare gli infermieri che soccorrono i nostri concittadini, che sono costretti a fare la fila. Per colpa di chi? Per colpa di chi ha gestito la sanità in questi giorni. Non voglio fare colui il quale aizza le folle, perché non mi piace, voglio mantenere il contegno istituzionale che ho sempre avuto, però ci sono delle responsabilità, perché è giusto che le calabresi debbano sapere e conoscere chi ha delle responsabilità. E io le ho denunciate queste responsabilità. Questo gesto che ho fatto questa mattina a Cosenza e quello dell'altro ieri a Palo lo rifarei altre 3.000 volte perché sono orgoglioso di averlo fatto. E vi dico ancora che noi abbiamo detto che questa cosa della zona rossa dipende quindi dall'inefficienza del nostro sistema sanitario. Il Consiglio dei Ministri oggi ha detto cosa non ha fatto la nostra regione? La nostra regione non ha incrementato 136 posti di letto di terapia intensiva, non ha incrementato 134 posti letto di terapia semi-intensiva, non ha aggiornato il piano del fabbisogno, non ha proceduto alle 500 assunzioni di personale medico e paramedico. Anche qui, attenzione quando ci dicono che non ci sono medici, che non ci sono infermieri. Perché ci sono gli strumenti per fare i contratti libero professionali, vale a dire senza graduatorie, senza concorsi, perché siamo in emergenza e quindi ci dobbiamo avvalere delle professionalità anche con contratti libero professionali, anche reclutando i medici che sono andati in pensione. E l'ho detto dal mese di marzo e questo non è avvenuto e nessuno può dire che io non l'ho detto. Nessuno può dire che io non l'ho detto, che io non mi sono speso rispetto a questa cosa. Ma mi consideravano, grida questo come un pazzo, qualcuno diceva, ma perché sapevamo tutti come andava a finire. E sappiamo tutti che questo è un momento delicato. Non sono stati attivati i 37 posti USCA, che sarebbero quelli che servono per le unità che servono per assistere i positivi da casa. E anche qui, guardate. Qualcuno ha anche fatto una polemica perché
sta per essere attivata nella città di Pala, come in tutte le altre città della provincia di Cosenza che ne fanno richieste, perché questo è quello che io credo. Le USCA sono importanti, più ce ne sono e meglio è importante per assistere le persone positive nel loro domicilio, per non ingolfare gli ospedali. E chi specula su questa cosa deve vergognarsi, perché bisogna essere contenti se si aprono le USCA a Paola, a San Lucido, a Scalea, a Praia, sullo Ionio, sul Tirreno, sul Pollino. Bisogna essere contenti perché siamo in emergenza e non perché l'ho proposto io. E vergognatevi se strumentalizzate una cosa del genere. Vergognatevi, perché qui c'è in mezzo la salute dei nostri cittadini. Dobbiamo impegnarci tutti, senza colore politico, senza dire l'ha fatto di Natale e questo non va bene. Non è così che si fa la politica, non è così che si rappresentano i cittadini. E allora, rispetto alle cose che noi stavamo dicendo, io vi chiedo ancora scusa se alzo il tono della voce, ma sento questa battaglia dentro come una battaglia di un padre di famiglia di quattro bambini che vuole lottare per la sua terra, che vuole lottare per la sua gente, che vuole fare il proprio dovere, perché qui esattamente si tratta di fare una cosa, il proprio dovere, e c'è gente che fino adesso non lo ha fatto, non lo ha fatto il proprio dovere, perciò ci troviamo in questa situazione. E dicevo, oggi noi abbiamo bisogno di solidarietà, oltre che delle cose che vi ho detto, vale a dire il potenziamento delle strutture ospedaliere, di solidarietà, perché ci sono delle persone che hanno bisogno di aiuto, perché il sistema non funziona, è saltato il tracciamento, non riusciamo più a tracciare quelli che sono i positivi, i contatti, perché è saltato quella che è la catena di ricostruzione del contagio. E ci sono tante persone che hanno bisogno. Ci sono delle persone in questi giorni che mi stanno dicendo, che mi telefonano disperate, dicendo che non hanno il risultato del loro tampone da 8 giorni, da 9 giorni, da 10 giorni e che sono in isolamento domiciliare. E questa è una vergogna. Questa è una vergogna perché abbiamo acquistato, la Regione Calabria ha acquistato da mesi un nuovo macchinario per processare i tamponi da destinare all'ospedale di Rossano che non è partito, che c'ha il celofan addosso. E allora questa è una vergogna perché ci sono stati dei mesi per fare partire questo macchinario da destinare al laboratorio di analisi dell'ospedale di Cetraro, capace di processare 300 tamponi al giorno, costato milioni di euro, e noi abbiamo un solo laboratorio, che è il laboratorio di Cosenza, che deve processare notevoli quantitativi di tamponi, che non ce la fa a dare i risultati. E costringiamo la gente, i nostri cittadini, i nostri figli, i nostri genitori, i nostri nonni ad essere isolati senza avere nessuna risposta. Questa è la verità. Cosa si è fatto in questi mesi? È inutile scaricare sulla colpa su tutti, sparare sul muccio. Non è giusto per chi come me si impegna tutti i giorni a denunciare queste cose. Cosa si è fatto per dire potenziamo i laboratori di analisi, per dare risposte immediate, risposte che diano certezza ai malati e ai positivi di Covid, che vogliono sapere se sono ancora positivi o se si sono negativizzati, che vogliono sapere per esempio i genitori se la povera figlia che è rinchiusa in una stanza da 15 giorni può uscire oppure no? Queste sono le vergogne della nostra regione, altro che. Queste sono le vergogne della nostra regione. E allora io voglio essere propositivo. Noi dobbiamo sforzarci di rimanere uniti, ma soprattutto dobbiamo sforzarci di avere coraggio. Coraggio nel denunciare queste cose. Coraggio nel dire, per esempio, che abbiamo la necessità di avere spazi subito. Perché è inutile che dire che non vogliamo la zona rossa se noi non abbiamo le strutture ospedaliere. Facciamo immediatamente le strutture ospedaliere, riapriamo la terapia intensiva di Paola, riapriamo le terapie intensive della provincia di Cosenza e chiediamo poi al governo di declassarsi alla zona gialla o arancione o alla zona che più è
consona alla nostra poi attitudine rispetto al contagio, ma dobbiamo avere prima le strutture ospedaliere, perché altrimenti quella sì è solo propaganda. Noi dobbiamo mettere in sicurezza il nostro paese. Ma che pensiamo? Che il governo Conte è venuto qui in Calabria e ha detto chiudiamo tutto, ma non perché io tifi o meno per il governo Conte, perché proprio me ne importa. A me importa prima quella che è la salute dei nostri cittadini. Per cui la Regione Calabria, domani forse ci sarà un consiglio regionale, nel consiglio regionale se dovessimo decidere di partecipare a quel consiglio per difendere i calabresi, io dirò una cosa: 10-15 giorni avete di tempo per ripristinare le nostre strutture ospedaliere, per ripristinare i posti letto, perché è impossibile che i malati debbano stare nelle ambulanze, nei corridoi. In quel momento tutti quanti insieme ripristinate e potenziate le strutture ospedaliere e poi chiediamo al governo di modificare la zona rossa, perché abbiamo messo in sicurezza i nostri figli, i nostri genitori, abbiamo messo in sicurezza i nostri cari. Allora facciamolo, dal vicepresidente della giunta regionale, dagli assessori, da chi ha funzioni di governo in questa regione, che non può scappare e che deve dire assolutamente cosa ha fatto in questi 8 mesi, cosa si è fatto per le nostre strutture ospedaliere. E questa è la chiave di volta. La chiave di volta è quello di dire potenziamo immediatamente e apriamo le strutture. Ma come si spiega, guardate, come si spiega che al nord riescono a fare gli ospedali in una settimana e qua, come Paola per esempio, abbiamo un reparto fatto e non parte? Ma come si spiega? Ma che paese è? Ma cosa fanno il giorno? La mattina quando si alzano non hanno un foglio e dicono faccio questo e quest'altro e lo... Come si spiega che a Milano, che in Lombardia, in Piemonte, nel nord mettono in piedi ospedali in una settimana con 30-40 posti letto e noi magari abbiamo un po' 4 posti letto in terapia intensiva e pronti nell'ospedale di Paola e non li facciamo partire, abbiamo altre strutture ospedaliere pronte e non le facciamo partire? Ma come si spiega? Si spiega con una sola parola: incapacità. Incapacità di gestire la cosa pubblica, questa è la verità. E allora io, rispetto alle cose che vi ho detto, ho fatto qualche altra cosa questa mattina e la mia solidarietà la voglio estendere a tutti i positivi, a tutti i contagiati della provincia di Cosenza, della Calabria, della mia città. E a proposito della mia città, io voglio ricordare e porre da esempio per tutti quanti, per una persona che non conoscevo e che ho conosciuto per telefono in questi giorni. Questa persona deve essere d'esempio a tutti quanti noi. È una giovane mamma, ma è anche una figlia. Lei assiste i genitori sono positivi, lei è stata con i genitori in casa, i genitori non stanno molto bene, lei ha rischiato, rischia tutti i giorni e mi ha detto per telefono: io i miei genitori non li abbandono. Quindi lei è stata ed è una donna coraggiosa, lei rappresenta la Calabria, lei rappresenta la Calabria onesta, la Calabria per bene, la Calabria degli affetti, la Calabria che non ha paura del Covid, la Calabria che non ha paura di essere contagiata. Questa è la Calabria, la storia di questa ragazza è la Calabria, la storia di una figlia che non se ne fotte di essere contagiata del Covid pur di assistere i suoi genitori. È da queste persone che noi dobbiamo prendere esempio, da queste persone che sono vere, dalle persone che sono vere e che rappresentano la vera Calabria. Queste sono le persone che ci devono spingere ad andare avanti. E per queste persone che io non indietreggio di un millimetro sulle battaglie che sto facendo. A lei e la sua famiglia faccio i miei auguri, le mie
la mia solidarietà piena e il mio sostegno, lo dico pubblicamente, ci sono per voi in qualsiasi momento, a qualsiasi orario, a disposizione per cercare di risolvere questo problema e di assistere, perché insieme ci riusciremo a spuntarla e insieme sicuramente vinceremo questa battaglia. E voglio fare anche un'altra riflessione. Per tutte quelle persone, abbiamo visto cosa sta succedendo nelle piazze, persone disperate, persone che non ce la fanno più, persone che giustamente vedono una mala politica che in questi anni ha amministrato la Regione Calabria e che protestano, è giusto, persone che non arrivano alla fine del mese e che protestano, è giusto, persone che hanno visto costretti, si sono visti costretti a chiudere le loro attività, persone che hanno abbassato le sale cinesche. A queste persone va la mia solidarietà. Questa è la Calabria che noi non meritiamo di vedere. Non lo meritiamo di vedere. Però quando abbiamo questa penna, o meglio, quando avremo la matita nelle armi, nelle mani, questa è un'arma, perché dobbiamo decidere poi da che parte stare. Dobbiamo capire che in questi anni c'è stata una burocrazia malata, c'è stata una politica malata. Dobbiamo capire che qualcuno ha remato contro anche contro chi vi parla, perché è scomodo, perché non ha padrini, non ha padroni, perché è scomodo alla politica che conta, perché sono una persona che viene dal nulla, che viene dalla periferia, perché sono una persona onesta, perché non ho scheletri nell'armadio, perché ho la capacità di denunciare. Allora, quando avremo questa penna, un giorno dovremmo decidere cosa fare di questa regione. Dovremmo decidere se mandarli a casa, se sbatterli fuori dalla nostra, dal nostro ricordo e cancellarli per sempre. E rispetto a questa cosa, io ho scritto questa mattina al Presidente del Consiglio dei Ministri perché il DPCM ha delle incongruenze. Perché io credo che la misura non è quella di chiudere le attività, i commercianti, gli artigiani, tutti coloro che vivono del proprio lavoro autonomo. Non è questa la soluzione. La soluzione è quella di imporre di fare le cose che in Calabria si dovevano fare. Non è quella di far chiudere il negozio la soluzione. Non è quella di far chiudere il bar. Non è quella di far chiudere chi lavora e chi si alza alle 6 della mattina. Non è questa la soluzione. E allora che cosa bisogna fare? Incominciamo a dire a queste persone che bisogna dare sul conto corrente dei lavoratori autonomi entro 15 giorni i soldi, il risarcimento del danno. Questo bisogna fare, questo bisogna fare, perché non voglio far polemica, ma andiamo a vedere quanto la Regione Calabria ha speso in contributi in questi anni, incazzate eccezionali alle spalle dei calabresi e dei cittadini onesti, andiamolo a vedere. E allora ho scritto al Presidente Conte perché ci sono delle incongruenze su questa cosa, mi si deve spiegare, ad esempio, perché un commerciante di abbigliamento deve stare chiuso e a differenza di un commerciante di abbigliamento per bambini, cioè qual è la differenza? Su queste cose noi dobbiamo discutere. Capisco che ci saranno delle motivazioni, però ci sono anche delle cose che non hanno senso. Non ha senso. Ho scritto a Conte per dire: guardate, c'è un misero consigliere regionale della Calabria che vi chiede, rivedete questa soluzione, perché bisogna far lavorare tutti in sicurezza. Cioè, il problema non è chiudere, il problema è la sicurezza. Lavoriamo per far lavorare, chiedo scusa il bisticcio di parole, tutti in sicurezza. Saracinesche aperte per consentire a tutti di portare a me sulla tavola ai loro figli. In sicurezza, questo è il problema. Garantire la sicurezza dei cittadini, garantire l'assistenza sanitaria. E allora io ho scritto al Presidente Conte, che rispetto per il ruolo istituzionale che ho, dicendo: Presidente, rivediamo le soluzioni dei commercianti delle partite IVA, perché questa è una cosa che non va bene e soprattutto viene penalizzato il ciclo produttivo più debole, che è quello della Calabria, perché purtroppo il fanalino di oro. Avremo la possibilità di rialzarci.
E ho scritto anche un'altra cosa e mi voglio rivolgere a questi padri e madri di famiglia, a questi ragazzi tirocinanti della mobilità in deroga. La regione ha fatto un'altra cosa bruttissima, vale a dire ha sospeso i tirocinanti, il lavoro, ma guardate, ma ancora li chiamano tirocinanti, gente che lavora nei comuni da anni, almeno 5, 6, 10 anni, e tirocinanti di che? Ma tirocinanti di che cosa? Questi ormai sono funzionali nelle amministrazioni pubbliche, sono diventati essenziali, gente che guida i pulmini, gente che è negli uffici, gente che fa il proprio lavoro e ancora vengono chiamati tirocinanti. È questa la Calabria che non vogliamo. È questa la Calabria che non vogliamo, misure subito idonee. E ho scritto al presidente della giunta regionale facente funzione di rivedere quel provvedimento, perché queste persone in questo momento servono alle amministrazioni pubbliche, perché non è giusto sospendere il loro lavoro, perché non è giusto rispedirli a casa e non è giusto che questi non vengano neanche pagati, perché c'è gente che campa purtroppo di quelle misere 500 o 1000 euro che prendono, non so. Adesso sì, mi fanno segno che ho il telefono quasi scarico. Vado verso la conclusione. Stasera l'ho fatta un po' più lunga. Stiamo uniti. La situazione è importante. Nella provincia di Cosenza sale l'aumento dei positivi, però dobbiamo rimanere uniti, dobbiamo fare squadra. Alla mia città, la città di Paola, faccio gli auguri. Noi abbiamo 15 positivi, più logicamente le persone che si sono sottoposte a tamponi rapidi. Dico 15 positivi perché è il dato ufficiale dell'ASL relativamente alle persone che si sono sottoposte a tampone molecolare presso quindi l'ASP, l'ufficio prevenzione di Cosenza. A questi bisogna aggiungere quelli che si sono sottoposti a tampone rapido, perché sapete che sono due cose differenti, però per essere ufficiali poi devono sottoporsi al tampone molecolare. E quindi io vi lascio, ragazzi, con la speranza che domani possiamo rialzarci con la forza di lottare ancora. La nostra battaglia sta prendendo piede e di una cosa sono dispiaciuto. Io ho le spalle larghe rispetto a delle alcune cose che sento, che vedo, che giudico. Ma non mi piego, non mi fermo. Qualcuno mi ha detto stamattina: ma perché questo consigliere regionale non va a lavorare? Io il mio lavoro ce l'ho, faccio l'avvocato di professione, potrei smettere di fare politica, ho la passione della politica, anche domani perché so dove andare. La persona che me l'ha detto è un commentatore da soglia da bar. Quelle persone che non hanno mai lavorato nella loro vita e che praticano lo sport di commentare quello che fanno gli altri. Però io dico che tanto più in alto ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a coloro che non possono volare. Vi voglio bene a tutti, buon venerdì.